Apple ha finalmente creato un dispositivo capace di convincere sotto ogni aspetto. È incredibile, quest'anno veramente non ho un punto di debolezza da elencare dei vostri iPhone, perché questo iPhone 11 Pro è davvero qualcosa che mi ha convinto fino in fondo, dalla batteria, dalla fotocamera, dal display, dall'esperienza d'utilizzo, perché in questo Apple, a mio avviso, è davvero imbattibile. Allora, innanzitutto volevo dirvi che ho deciso di registrare questa recensione completamente con l'iPhone. Sì, l'iPhone 11 Pro, questo video che vedete, il precedente, tutti gli altri che vedete, sono stati registrati con l'iPhone, ad eccezione di alcune clip che appunto riprendono l'iPhone stesso. In questo modo potete capire sia la qualità audio che video dell'iPhone 11 Pro. Partiamo da uno degli aspetti principali che mi ha colpito notevolmente di questo iPhone 11 Pro, che è la batteria. Ragazzi, la batteria è qualcosa di incredibile. Apple finalmente è riuscita a creare una batteria che duri veramente fino a sera. Quando siamo sotto wifi riusciamo ad arrivare anche a un 10 ore e mezza di schermo, ok? Invece senza wifi, naturalmente solo col 4G, la situazione cambia. Leggermente inferiore, ma comunque parliamo di no stress, a sera ci arrivate senza problemi, e quindi sotto questo aspetto Apple promossa. Qualcuno si è lamentato perché manca il 5G, però sinceramente l'Italia, e non solo, ancora non è pronta ad accogliere il 5G, quindi va bene per quest'anno rinunciare al 5G, tanto il modello prossimo sicuramente avrà il modulo 5G integrato. Invece adesso è arrivato il momento di parlare della fotocamera. La fotocamera è senza ombra di dubbio l'aspetto dove Apple ha lavorato di più rispetto ai precedenti modelli. Su questo modello, ovvero l'iPhone 11 Pro, a differenza dell'iPhone 11, abbiamo ben tre fotocamere: una teleobiettivo, una normale principale e un ultra wide. Ultra wide significa che voi riuscirete davvero a cogliere tantissimo spazio intorno a voi. Una piccola premessa, perché ieri ho ricevuto un messaggio davvero incredibile: persone che mi hanno scritto che il loro Xiaomi Redmi Note 7 è migliore sul reparto fotografico dell'iPhone 11 Pro, perché la fotocamera dell'iPhone 12 Pro è solo 12 megapixel, mentre quella dello Xiaomi Redmi Note 7 è 48 megapixel. What the fuck? Non sono i megapixel a fare la differenza, l'ho ripetuto più volte e ancora una volta voglio ripetere. Quindi leggetevi questo link che vi lascio in descrizione, dove abbiamo scritto una guida dove proprio spieghiamo perché non sono i megapixel che fanno la differenza in una fotocamera. Allora, gli aspetti da elogiare di questa fotocamera sono davvero molti, però per un attimo voglio aprire una parentesi per quanto riguarda la fotocamera frontale. Adesso i selfie sono davvero incredibili. Infatti l'iPhone, a mio avviso, in passato soffriva un po' sulla fotocamera frontale, mentre adesso la situazione è notevolmente cambiata. La fotocamera frontale è eccellente e riuscirete anche con un piccolo tap ad allargare il raggio visivo della vostra fotocamera, e in questo modo riuscirete a scattare meglio dei selfie di gruppo, ok? Per quanto riguarda invece i sensori principali, devo dire che Apple ha fatto un lavoro incredibile con la modalità foto notturna. Infatti questa modalità, che si attiva automaticamente, attenzione, quando diciamo le condizioni di luce sono molto scarse, è davvero una modalità incredibile, funziona molto bene, l'ho testata, e a seconda delle situazioni potete scattare un intervallo da 1 a 6 secondi, dove dovete avere, attenzione però, la mano ben ferma, e in questo caso il vostro iPhone elaborerà l'immagine e vi darà un'immagine molto più chiara. Io l'ho testata in un paio di condizioni, in alcune stanze, all'aperto, funziona davvero bene, devo essere sincera. Naturalmente se non volete usarla potete anche disattivarla, quindi le immagini che state vedendo sono state scattate con la modalità notte, non con il flash, ok? Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il display. Il display è molto luminoso, devo essere onesto, e paragonandolo a quello di un Galaxy Note 10 di un amico, è forse anche più luminoso e più bello di un Galaxy Note 10. Quindi sotto questo aspetto Apple ha convinto. Brava, brava Apple. Sono abbastanza consapevole che sto solamente elogiando l'azienda di Cupertino e non sto criticando nulla, e quindi qualcuno di voi potrebbe chiamarmi fanboy. Il problema è che rispetto all'anno scorso, dove sono stato un po' più cattivo, quest'anno davvero Apple ha fatto un buon lavoro. Si è livellata rispetto ai top di gamma Android, addirittura è andata un gradino sopra rispetto ad altra concorrenza. Però ragazzi, stiamo spendendo 1000 e passa euro per un telefono, non lo dimentichiamo mai, quindi se la qualità non fosse eccellente ci sarebbe un problema. Dunque, ricapitolando, i tre aspetti principali di questo nuovo iPhone mi hanno convinto: fotocamera, batteria, display. Quello che mi ha convinto un po' di meno sono il peso e purtroppo il prezzo. È lo stesso e unico difetto che oramai abbiamo da anni, se possiamo chiamarlo così, quello del prezzo dei dispositivi di Apple, ma oramai è una politica aziendale che va avanti da sempre, quindi
quando uno compra un iPhone sa a cosa va incontro. E soprattutto adesso molti di voi mi chiederanno: conviene acquistare il nuovo iPhone oppure no? La scelta è molto soggettiva e personale, dipende anche dal modello di iPhone che voi avete. Non c'è un abisso sulle prestazioni per quanto riguarda il modello XS e questo qui, però per quanto riguarda la fotocamera c'è sì davvero una netta differenza, e anche per quanto riguarda la batteria. Quindi se questi due aspetti vi interessano davvero molto, allora potete fare il salto in avanti. Concludo con un'ulteriore precisazione: volevo ancora una volta ricordarvi che questa recensione è più che altro una chiacchiera con voi. Infatti ho visto che oramai online tutti i recensori fanno sempre recensioni molto simili, fighe, pensano più all'estetica che al concreto. Invece voglio parlare in modo anche semplice di un dispositivo per avvicinarmi a voi, quindi se avete domande lasciate un commento qui sotto. Non sono entrato troppo nei tecnicismi, anche perché la maggior parte delle persone che ci seguono, mi seguono e vogliono capire qualcosa di un telefono non sono molto tecniche, però quando c'è bisogno di entrare nei particolari basta, vi ripeto, lasciate un commento e io vi spiegherò tutto. Quindi se avete dubbi, domande, io sono qui su YouTube, su Instagram, su Chimera Revo, dove volete. Ciao!